difficile da commentare perché non è successo praticamente nulla. La Ternana ha segnato nell'occasione mezza che ha avuto, mentre noi no. Calcio è anche questo. Primo tempo sono stati un po' fortunati trovando il primo gol su un errore nostro. E sono stati poi bravi a gestirla, a fare il secondo e l'hanno portato a casa in quel modo. Oggi comunque in generale poco pericolose. Ma abbiamo fatto, sì, non abbiamo fatto la nostra grande partita e abbiamo pagato un po' anche a livello emotivo probabilmente l'infortunio di Luana. Speriamo che non sia nulla di grave e diciamo che un pochino ci ha fatto perdere un po' di riferimenti in avanti e dobbiamo migliorare su questo perché può succedere che una settimana magari una giocatrice importante non è disponibile e dobbiamo trovare delle soluzioni che comunque siano adeguate alla gara. Rompe la striscia di 4 vittorie di fila. Questa partita, avevi detto in sede di presentazione, sarebbe stata sintomatica nel nostro percorso successivo. Alla luce dei risultati sugli altri campi, pensi che sarà così oppure ci sarà ancora modo per rientrare? Ma noi dobbiamo correre, lo sappiamo, siamo una squadra che sta molti punti sotto, dobbiamo fare il nostro percorso settimana per settimana. Oggi pensavamo di poter riuscire a scalare un pochino, non ci siamo riusciti, abbiamo pagato un errore che può succedere e la partita è andata così. E da martedì penseremo al Trento per ricominciare a correre. Oggi poco pericoloso in attacco, cosa non è riuscito? Non lo so, secondo me siamo abbassati troppo, non so se avevamo troppo paura o cosa c'era, ma siamo sposti troppo basso, non riuscivamo a arrivare alta, soprattutto il primo tempo. Poi nel secondo abbiamo fatto un po' meglio, ma ci mancava ancora qualcosa. Sconfitta pesante nel punteggio, probabilmente troppo. Sì, questo sì. Poi non possiamo smettere a chiedere, dobbiamo continuare a lavorare ogni settimana e poi fare le partite più bene che possiamo. Una giornata storta dalla quale ripartire. Questo non ho capito. Una giornata che è andata male dalla quale bisogna ripartire. Sì, sicuramente. Noi non c'è altro da fare che continuare a lavorare, a guardare cosa abbiamo fatto bene, cosa abbiamo fatto male e poi fare tutto per le prossime partite. In generale oggi brutta partita su un brutto campo, poche azioni pulite da una parte e dall'altra, tanta lotta e tanti errori. Sì, è stata una partita giocate sul fisico, sulla cattiveria, lo sapevamo ed eravamo pronti a questo. E purtroppo sono uscite, come hai detto tu, poche azioni, e da noi soprattutto zero gol, che questo fa la differenza. E infatti i gol anche loro sono derivati da palla inattiva e questo è un po', diciamo, il riassunto della partita. Al di là delle condizioni ambientali e degli infortuni, cosa non ha funzionato secondo te? Cosa non ha funzionato? È difficile dirlo così a caldo. E sulla cattiveria penso che non si debba nulla, non si possa dire nulla. Probabilmente oggi abbiamo trovato meno spazi del solito e abbiamo dovuto giocare una partita un pochino più sporca, che è un pochino più lontana dal nostro gioco, e questo non ci ha permesso di arrivare vicino alla porta tanto spesso e tanto lucidamente.